mantello che influisce sul suo comportamento. Quindi questo vuol dire che se cambiassi vestito cambierei personalità? Potrebbe darsi. A Tamara noi celebriamo la giornata dell'abbigliamento in cui si può... No, non sono in vena di sentire le tue storie tamariane. Corvina ha ragione, non è il mantello che non la fa divertire, è la sua orribile personalità. La mia mente mi suggerisce di fare un esperimento. Son così, crudele sì. Wow, oh, oh, tutto quanto sai mi fa impazzire. Oh la 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 la, oh la 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 la. Ehi ragazzi, guardate che cosa ho preso. Oh, adesso devi metterlo. Mi fa paura. Fallo, fallo, fallo. Amico, come ci si sente là dentro? Mi sento protetto. Al sicuro. Oh, è così bello e sicuro. Fammi provare. Wow! Anch'io voglio sentire come ci si sente con il mantello addosso. Cosa stai guardando, cane bastonato? No! Che perfida! Oh, a me non è piaciuto affatto. Attento, Cyborg, quel mantello ti cambia veramente. Ma dai! Allora? Allora niente, è solo un pezzo di stoffa con un buco. Sta arrivando! Non riesco a toglierlo! Ah, molto divertente, ragazzi! Che c'è? Tu hai le gambe! È una cosa stranissima! Sono abituato a vedere solo i tuoi occhi! E un po' della tua bocca! Ok! Ora va meglio! Andiamo, ridammi il mio mantello! Non è tanto forte! Tutti sono bravi sapendo fare solo... una cosa! Ero solo di passaggio. Pensavo vi servisse una mano. Puoi scommetterci! Potresti portarmi un burrito dal Messico? Costruisci una cosa difficile. O forse puoi trovarmi il braccialetto che ho perso? Ehi, io voglio un pinguino! Immediatamente! Oh, ragazzi, io non posso fare tutte queste cose. Scherzavo! E vai! Sì! Sì, buono! Passavi di qui per caso, eh? Sì, certo, come no? Mi hai scoperto? Volevo fare un provino per i Titans. Com'è andato? Per me bene. Sei stato veramente fantastico. Vuoi dormire in camera con me? Così bravo, così veloce. E invece io dico di no, però potresti fare il Pony Express. Inoltre non c'è posto nei Titans per uno come te. Hai ragione, Robin, ho solo la velocità. Cappello dalla Russia! Ma è piuttosto forte. Tutti possono essere veloci. Tu no. E se io faccio il Pony Express, tu non puoi fare neanche quello! Io sono più di un Pony Express! Sono un maestro di mosse ninja! Wow! Un capo innato! Titans, seguite il mio ragionamento! Un acrobata! Un detective! Ho il fondoschiena più sodo di tutti i Titans! E sono un campione di beatboxing! Forte! Senti, puoi essere bravo in molte cose, ma non mi batteresti mai in una corsa. Io invece credo di sì. E se io vincerò, allora tu non dovrai correre mai più. Se vincerai tu, diventerai il capo dei Titans. Ok, sfidiamoci. Sì, tutti in cerchio! Questa sarà la nostra serata. Ci stiamo lavorando da un anno intero. Quindi ho soltanto un'ultima cosa da dire. Titans, apriamo le danze! Siamo inimitabili! Allora, la festa a che ora comincia esattamente? Ci sarà scritto solo invito? Invito? Non l'ho ricevuto. Già, neanche io. Questo significa... Aspetta un secondo. Lo sapevo,
non siamo esseri disgustosi. Perché non ci hanno invitato? Lo scorso anno siamo stati eccezionali. Sentite, Titans, vi ho convocati per scegliere l'ora della riunione di domani. Facciamola adesso, accomodati. Ah, ok. Devo fare un annuncio importante là sui Titans. Cosa? No! Melodrammatica. Avevate ragione, quello stupido mantello nasconde la vera me. Non ascoltatela. Per favore, Corvina, non puoi abbandonarci. Oh, e cosa accadrà a quelle belle gambe? Queste gambe, insieme al resto di me, saranno conosciute col nome di Lady Gambasus. Lady Gambasus. Oh, wow. Beh, è stato divertente, credo. I gorilla non possono! Ah, lascia stare! Bibi mi sta facendo impazzire! Lui mangia tutto il giorno, fa stupidi rumori e lascia tutto in disordine! Certe cose non cambiano mai! Hai mai pensato che forse sei arrabbiato solo perché devi per forza controllare tutto? Non devo per forza controllare tutto! Togli i piedi dal tavolo! Tieni dritta! Già, non sei per niente ossessivo! Ciao, ragazzi! Ciao, tizio a cui non do ascolto. Ora basta! Bibi, in base al potere di cui sono investito, quale capo dei Teen Titans sei in punizione? Ehi, cosa? In punizione? Credi che io sia un marmocchio di 5 anni? Non rispondere. Mi hai sentito? In punizione, vai nella tua stanza! Non sono obbligato ad obbedirti! E comunque, chi è che ti ha nominato nostro leader? Io, il mio primo atto da capo. Beh, sai come scegliamo i nostri capi, noi gorilla? No, come? Comanda il più grande e il più forte! Toglimi il sedere di dosso! A quanto pare Robin è stato reso grigio, Noobs. Già, non può fare nulla. In base al potere conferitomi da me stesso, mi dichiaro ufficialmente il nuovo leader dei Teen Titans! Non puoi farlo! Sono io il leader! Mi dispiace, è la legge. Quale legge? La legge della giungla, baby! Ragazzi, dai, aiutatemi! Ha ragione lui, è la legge. Della giungla, baby. E adesso che sono io a comandare, il mio primo ordine è... Andiamo da qualche parte a fare qualcosa? Bibi, dimostri già una notevole abilità come leader. Titans, go! Ehi, quella battuta è mia. Titans, go! In che mi trasformo? In che mi trasformo? Non è il momento di pensare allo stile, Bibi! Non nitrire contro di me! Un cavallo? Nah, è troppo scontato. Trasformati in pterodattilo! Lo pterodattilo sarebbe perfetto! Ma no, l'ho fatto l'altra volta! Trasformati in qualcosa! Ci sono! Salverò il pianeta diventando... Sono un lama! Super fico, vero? Nessuno di noi è stato invitato alla festa dei Titans! Ti pare possibile? Beh, c'è qualcosa che non quadra, perché io sono stata invitata! Cosa? Tu hai un invito? Sei l'unica ad essere stata invitata! Questo significa che io sono la più gradita di tutti! Scusa, vado ad informare gli altri! No, scherzi! Così li ferirai! Non gli dire che sei stata invitata! Ma se non gli posso dire la verità, che alternativa ho, scusa? Si chiama mentire, Stella. Cioè, dire qualcosa che non è vero. Inventerai qualche scusa. Ma mentire non è disonesto. No, se fai l'occhiolino. L'occhiolino vuol dire sto scherzando, amico. Certo che tu sei un esperto di bugie. Non hai nessuna speranza, Kid Flash. Già,
Potrai essere veloce, ma Robin crede in se stesso. Spero che tu abbia molta fame, perché dovrai mangiare la polvere. Ai vostri posti! L'uomo più veloce vince. È quello che farò. Partenza! Credici, 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 credici! Credici! Cosa? Io credo di aver vinto. Mi ha rallentato troppo il mantello. Rivincita! Ok. Credici! Oh, 3 su 5! In realtà, in base a questa foto, ha vinto Kid Flash. Davvero? Lui? E molte volte. Non preoccuparti. Sapete, ho fiducia nel nostro nuovo capo! Sì! 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 Hai battuto! Ragazzi, immagino che ci vedremo in giro. Lo sai che all'esterno attualmente ci sono ben 24 gradi? Stasera io e Bibi non resteremo chiusi nella torre perché andremo... al cinema! Bibi? Che c'è? Che sta succedendo? Chi è questa signorina? Gail, Dipartimento Risorse Umane. Abbiamo un Dipartimento Risorse Umane? Non c'è un modo semplice per dirtelo, ma il tuo lavoro nei Titans è ufficialmente terminato. Cosa? Stai scherzando? Dai, è uno scherzo. Vero, ragazzi? Gail? Wow, 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 wow! È per via di quel pianeta esploso? Ok, ho fatto uno sbaglio. Ma tutti sbagliano di tanto in tanto, no? Di tanto in tanto. Di tanto. Intanto. 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 Sembra che tu abbia dimenticato che significhi essere un eroe. Non è giusto! Non sapevo che lo significasse sin dall'inizio! Ok, allora, questo è il nostro addio. Già. Certo. Addio. Adios, amico. Perfetto. Serve un nuovo Titan. Uno che abbia superpoteri animali. E che non beva il latte direttamente dal cartone. Oh... Scusa, Stella, che film andiamo a vedere stasera? In merito al cinema, Corvina preferirebbe che tu non venissi con noi. Cosa? Perché? Perché quando mangi popcorn fai troppo chiasso. Vixen, gran bel nome. Qui leggo che sai imitare le capacità degli animali che hai vicino. E allora? Cos'è? Imiti il cinguettio? Chip chip, il prossimo! Cyborg, sta calmo. Perdonalo, Vixen, non è felice dei nostri recenti cambiamenti di personale. Vai, Vixen, tocca a te. Patetico! Davvero patetico! Troppo patetico!
Patetico, patetico! Scusa, Cyborg, ma abbiamo trovato il nostro nuovo Titan! Non la voglio tra i piedi! Il prossimo! Benvenuto, B-Wannabeast! B-Wannabeast? Vuoi presentarti proprio con quel nome? Cyborg! Se vuoi un paio di pantaloni, posso procurarteli io! Ora basta! Ma io vorrei sapere che... Cyborg! Scusa, puoi mostrarci i tuoi poteri? Per la dimostrazione devi usare per forza Silky? Tranquilla, che vuoi che gli succeda? Non voglio vedere! Il prossimo! Salve, sono il Detective Chimp. Prossimo! Il mio nome è Beast Baby! Il prossimo! Beh, ci ha provato. Scusateci! Siamo i Gemelli Meraviglia! Vorremmo partecipare alle audizioni! Siamo dei vostri grandissimi fan! È un onore essere qui! Grazie! Fateci vedere! Potere dei Gemelli attivato! Forma di tigre! Quella tigre è un vero sballo! Forma di acqua! Quella tigre è uno sballo! Ma so anche trasformarmi in ghiaccio e gas! Buone notizie, Jaina, sei dentro! E vai! Zen, ci dispiace, ma sei fuori! Oh. Fermi! Dobbiamo essere in due per attivare il potere! O ci prendete entrambi oppure niente! Questo è un bel problema! Buone notizie, si è appena liberato un posto da centralinista! Comunque Robin vuole che tu stasera rimanga a casa per ripulire l'appiccicume dal freezer. Dice che non alzi mai un dito. I Titans saranno tuoi a una condizione, però. E quale? Io sono più bravo di te ormai. Non in tutto. Sarai tu il capo dei Titans se mi batterai ancora in una... gara di corsa! Cosa? Non pensi che perderai contro di lui come è già successo l'ultima volta? Questa gara sarà diversa. Adesso credo molto di più in me stesso, come non ho mai fatto prima d'ora. Ok, allora non hai capito che non funziona così. Ai vostri posti! Siete pronti? Vai, Kid Flash! È davvero favoloso! Credici! Mi ha rotto qualcosa! Guardala come sta correndo! Ci sta riuscendo! Sta per vincere davvero! E ora, se vuoi scusarmi 5 minuti, ho la testa avvolta dalle fiamme e devo spegnerle di corsa. Ehi, a che ora andiamo al cinema? Scusaci, Robin, ma forse sarebbe meglio se rinunciassi. Come sarebbe? Cyborg crede che tu abbia un odore sgradevole, per cui preferisce non averti vicino. No! Le gambe! Le gambe sono sparite! Pazienza. Fermi tutti! Stop! Questa storia deve finire. Corvina non ha mai detto che fai rumore. Robin non ha mai detto che non alzi un dito. E Cyborg non ha mai detto che puzzi. Ma che significa? Che ho mentito.
Mi avevano invitata alla festa dei Titans, solo che non volevo dirvelo per non ferire i vostri sentimenti. Invece ho combinato un disastro. Sul serio? Sì, e mi vergogno. Mi sono fatta talmente prendere la mano dalle bugie che ho messo i miei amici l'uno contro l'altro e ho dimenticato di nutrire il mio piccolo Bungorf. Non merito di essere chiamata Teen Titan. E quindi devo lasciare il team. Mi mancherete tutti. Stella, Stella, Stella! Non importa, noi ti perdoniamo. Sul serio? Certo, non saremmo mai stati così severi con noi stessi. Forza, diamoci da fare prima che girino certe voci. Brava, Stella. Erano delle scuse veramente sentite. Sì, e penso ogni parola di quello che ho detto. Aspetta, hai fatto l'occhiolino? No, è questo l'occhiolino. L'hai fatto di nuovo! E che ho una cosa nell'occhio! Non capisco se metti o no. Forse è la stagione delle allergie.